Un saluto sentito a tutte le persone che stanno guardando questo video. Vi parliamo dall'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, dalla regione del Rojava. Siamo partiti da Torino, come già molte altre nostre concittadine e concittadini hanno fatto, per dare il nostro piccolo contributo alla rivoluzione confederale, che tra pochi giorni, il 19 luglio 2022, celebrerà il suo decimo anniversario. Nostro intento è quello di raccontare, ma soprattutto di prendere spunto dagli innumerevoli progressi di questo incredibile esperimento rivoluzionario. Un fiore che è riuscito a sbocciare nonostante il difficilissimo contesto. Quello che vede da una parte la storica oppressione del regime siriano di Assad e dall'altra la barbarie, la brutalità, la distruzione dello Stato islamico, nonché la disgregazione e la violenza che ogni guerra civile porta con sé. Ecco, a questo contesto ha saputo opporre invece la costruzione di una società imperniata sui valori del femminismo, dell'ecologia, del socialismo e ha saputo mettere in pratica questi principi secondo una logica, un'organizzazione, una gerarchia inverse rispetto a quelle a cui siamo abituati in Occidente, istituendo cioè diverse forme di democrazia partecipativa, e diretta, organizzate dal basso verso l'alto, ma soprattutto dando vita a un processo sociale che vede le donne come ispiratrici, custodi, avanguardia dei pilastri rivoluzionari. Per questo, come donne, dobbiamo sentire nostra questa rivoluzione, indipendentemente dalle nostre latitudini, dalla nostra cultura o dalla nostra lingua. Ed è nostra responsabilità supportare questa rivoluzione con ogni mezzo, in ogni forma che sappiamo e sapremo darci. Inoltre, è di fatto l'unica alternativa possibile, dopo 10 anni di conflitto civile, che può garantire una convivenza virtuosa ai diversi popoli e alle diverse persone che abitano questi territori, siano esse arabe, assire, armene, eside, turcomanne, siriache o curde. È l'unica alternativa per permettere loro di non dover subire una spietata repressione o, d'altra parte, di dover rinnegare la propria identità, sia essa linguistica, culturale o religiosa. L'unica alternativa politica al flagello della guerra esterna, che qui non si è mai interrotta e che può permettere una soluzione duratura dei conflitti, sia qui che in Ucraina, come in generale nel resto del mondo. E oltretutto l'unica alternativa di autogoverno su larga scala che non si piega all'attuale sistema di sfruttamento economico e sociale mondiale. È un'alternativa concreta, viva negli sforzi e nella determinazione di milioni di persone. Ed è per questo che fa paura, ed è per questo che è costantemente attaccata. In primo luogo è sotto attacco dalla Turchia, che fin dagli esordi di questa rivoluzione, da almeno 7 anni, non tollera di veder crescere a fianco a sé questo fiore della democrazia e della rivoluzione, autenticamente popolare. Un esperimento totalmente opposto alla deriva oscurantista, autoritaria, islamista propria del governo dittatoriale di Erdogan. Ed è proprio in questi giorni, che precedono l'anniversario della rivoluzione, che la minaccia di un'ulteriore massiccia invasione da parte della Turchia si fa sempre più concreta. Lo scorso 6 luglio l'amministrazione democratica ha dichiarato lo stato di emergenza in tutta la regione. Le milizie jihadiste, appoggiate dalla Turchia, si stanno infatti concentrando a Sherba e a Manbij e, proprio sulla linea del confine, Kobane si prepara a resistere a un'invasione turca considerata ormai imminente. In questi giorni tutto il movimento democratico si prepara a una lunga resistenza per la difesa della rivoluzione. La popolazione è determinata a proteggersi e a proteggere i risultati sociali di questo decennio fino alla fine. La guerra che la Turchia sta muovendo non sarebbe possibile senza l'appoggio, la complicità e le armi che i paesi della NATO le hanno garantito fino a questo momento. Come cittadine e cittadini di questi paesi dobbiamo fare pressione sui nostri governi e come persone che condividono i valori di questa rivoluzione dobbiamo essere solidali e esprimere pubblicamente la nostra contrarietà a questa guerra.
il governo italiano e tutti i governi che hanno partecipato e partecipano alla coalizione internazionale contro l'ISIS, chiediamo, come stanno chiedendo le cittadine e i cittadini di Kobane, la no-fly zone sulla Siria del nord-est e la messa al bando e la vendita e la fornitura di armi alla Turchia, prendendo esempio dei diversi blocchi che in questi anni hanno messo in campo di propria iniziativa i portuali di Genova. Chiediamo infine il riconoscimento internazionale dell'amministrazione democratica della Siria del nord-est, delle sue legittime aspirazioni di autogoverno. È ignobile da parte dei nostri governi pugnalare alle spalle quelle donne e quegli uomini che hanno dato un contributo fondamentale in termini di sforzi di vite umane per fermare l'avanzata dell'ISIS solo pochi anni fa. A tutte le persone che stanno ascoltando questo appello, a tutte e tutti coloro che condividono i valori della rivoluzione confederale, l'ecologismo, il femminismo, il socialismo, il pluralismo, e a tutte le persone che già nel 2019 scesero in piazza per condannare l'occupazione turca del territorio tra Serekaniye e Girenspi, chiediamo di organizzarsi e di organizzare tutto ciò che può essere necessario per rompere il silenzio su questa guerra già in corso e sulla sua inevitabile espansione. Il 19 luglio, quindi, celebriamo tutte e tutti i valori e il decennale della rivoluzione confederale. Onoriamo le partigiane e i partigiani caduti che hanno dato in questi anni, che hanno dato la vita per la libertà e per costruire una società diversa e migliore. Come Lorenzo Orsetti, Tecco Sherpili, venuto martire il 19 marzo 2019 a Baghuz, combattendo contro l'ISIS. E facciamo sentire alta la nostra voce a sostegno della rivoluzione e contro la guerra della Turchia e le complicità dei paesi della NATO. Lunga vita alla rivoluzione del Rojava, Jin Jiyan Azadi, donna vita, libertà.